che lavoro, quali sono le attività che ha messo in campo il Comune di Baronissi? Siamo assillati dall'emergenza lavoro, come ovvio, in questo paese, e dall'emergenza abitativa. Per il lavoro è una questione che rilanciamo fortemente e scientemente al governo nazionale. È una condizione che rischia, così come accaduto con qualche così, circostanza, di sfociare, di degenerare, quindi imprese che chiudono, lavoro che addirittura che c'era e che non c'è, mettono in una condizione i cittadini di difficoltà oggettiva. Ovviamente il Comune adotta delle soluzioni che sono dei palliativi, penso alla clausola sociale che da noi funziona, avvieremo al lavoro almeno un'unità tra qualche giorno, in una impresa che sta realizzando un'opera pubblica a Baronissi, ma insomma adotteremo anche la condizione di sostenere con fondi regionali, se arrivassero, i lavoratori che sono inoccupati, che hanno perso il lavoro e che o hanno visto un ridimensionamento delle ore lavorative. E poi c'è la grande questione dell'emergenza abitativa. Abbiamo assegnato in maniera legittima tutti gli alloggi popolari tra ERP e ACP, sono 392, tutti legittimamente assegnati ed occupati. Abbiamo realizzato 5 alloggi per gravissime emergenze abitative ed anche questi sono temporaneamente assegnati a nuclei familiari senza reddito con problemi di minori o di patologie gravi, ma oltre questo non possiamo andare. C'è la lotta ovviamente all'abusivismo, all'occupazione abusiva illecita, cosa che stiamo facendo, sono 7 i casi sospetti che porteremo avanti, ma credo che il problema non possa essere più risolto soltanto al Comune. Ecco, questa è una sensibilizzazione, un allarme che io lancio alla Regione, allo Stato, al Governo nazionale, perché i comuni, parlo del mio, ma credo che gli altri comuni del Mezzogiorno non vivono una condizione migliore, sono veramente allo stremo e la situazione rischia di degenerare gravemente. Ecco, lei ha parlato di emergenza abitativa facendo questo appello alla Regione, ci sono oltre 100 persone in graduatoria, un numero abbastanza esiguo è stato collocato e lei ha detto purtroppo noi non abbiamo più spazio, ci serve aiuto. Intanto è una graduatoria di qualche tempo fa, quindi saremo ad aggiornarla, ma questo non vorrà dire che la domanda si riduca, può essere anche che aumenti. Abbiamo il dovere di avere una situazione sotto controllo dal punto di vista della legittimità della domanda, però abbiamo il dovere anche di dare delle risposte e queste risposte non possono arrivare soltanto al Comune. Abbiamo bisogno della Regione, del Governo, o che si parli chiari ai cittadini. Se lo Stato non è in condizione di aiutare esprimendo il valore della solidarietà, lo dica chiaramente, ma non tutto può essere, non tutto può ricadere sulle spalle dei sindaci e dei comuni.